Bene. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti della Banca Agricola Popolare di Ragusa. La Commissione ha avviato un'attività di analisi ricognitiva circa le attività poste in essere dal gruppo bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, nell'ambito del più generale esame circa il rispetto da parte delle banche locali non quotate delle regole di comportamento in fase di collocamento dei propri aumenti di capitale e dell'effettività del diritto degli azionisti ad avere assicurata una reale possibilità di cessione di dette azioni, nonché più specificamente alla luce delle segnalazioni ricevute ed in base a quanto riportato anche dalla stampa economica. Con riferimento all'odierna audizione per conto della Banca Agricola Popolare di Ragusa, sono presenti il dottor Antonio Schininà, presidente. Arturo, scusi, presidente, accompagnato dal dottor Saverio Continella, direttore generale, e dal dottor Raimondo Maggiore, consigliere di amministrazione, che ringrazio di essere qui presenti. Quanto all'oggetto dell'odierna audizione, è stato richiesto di illustrare le seguenti tematiche. La prima parte, analisi su base annua e relativa agli ultimi 5,5 anni di operatività, aumenti di capitale effettuato, modifiche apportate agli organi statutari, attività poste in essere alla banca in termini di riacquisto di azioni proprie, nonché procedure definite dalla stessa banca per assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Scelte effettuate in termini di ammissione alle negoziazioni delle azioni, nonché risultati registrati in ordine alla complessiva operatività delle azioni di propria emissione. Numero di reclami ricevuti, specificando in particolare il numero di reclami ricevuti, quelli composti e le aree di criticità operativa segnalate maggiormente dalla clientela alla banca. La parte seconda, relativa all'ultima data disponibile, a titolo esemplificativo al 31-12-2020 o data successiva. Descrizione degli azionisti in termini di numero complessivo, numero di azionisti, tipologia di investitori, numero complessivo di clienti, sintetico resoconto dei procedimenti giudiziari e arbitrali, qualità del portafoglio crediti della banca con i relativi tassi di recupero delle sofferenze e delle inadempienze probabili, nonché le previsioni effettuate in termini di possibile deterioramento della qualità del credito. Le strategie e le operazioni svolte dalla banca per ridurre la propria esposizione in NPL UTP. Invito quindi i rappresentanti della Banca Agricola Popolare di Ragusa a svolgere la relazione in un tempo massimo di 40 minuti. Seguirà quindi il dibattito in commissione. Prego. Il Presidente, prego. Illustrissima Presidente, onorevoli componenti della Commissione, desidero ringraziarvi anche a nome del Consiglio di amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa per la possibilità che ci viene concessa di essere oggi auditi in questa sede. L'intervento è strutturato in due parti distinte. La prima, a mia cura, è finalizzata a rendere una sintetica descrizione della banca che ho l'onore di rappresentare. Ritengo indispensabile offrire un quadro della nostra realtà aziendale e del contesto di riferimento in cui ci muoviamo, al fine di consentire un inquadramento sistematico delle non semplici e soprattutto variegate questioni oggetto di interesse. Lascerò quindi la parola al Direttore Generale perché egli possa trattare in modo analitico, sia pure entro i limiti temporali che ci sono assegnati, i singoli temi posti alla nostra attenzione nella lettera di convocazione. Rimarremo ovviamente a vostra disposizione per le domande che riterrete formularci. Siamo qui convocati perché nella recente storia della nostra banca si sono manifestate talune situazioni di tensione con una parte dell'azionariato. Per noi tutti fonte di vivo rammarico. Alla soluzione di queste situazioni siamo costantemente e risolutamente impegnati. Per poter valutare appropriatamente lo stato delle relazioni tra Banca Agricola Popolare e i propri azionisti, non si può prescindere dal considerare l'effettiva funzione che essa svolge, né si può dimenticare come l'adeguamento ad una normativa severa e penetrante abbia finito per rimodellare, restringendoli, gli spazi di discrezionalità tecnica del management di ogni banca. È indispensabile tratteggiare le caratteristiche salienti di Banca Agricola Popolare di Ragusa.
La denominazione sociale è espressione della nostra missione aziendale. Banca Agricola Popolare di Ragusa è stata fondata nel lontano 1889 come banca popolare e lo è tutt'oggi. Il suo territorio di elezione è stato finora la Sicilia orientale, con un territorio a prevalente vocazione agricola. La natura di banca popolare è quindi la scelta del tipo societario cooperativo, connota in modo determinante la banca. Il concetto di creazione di valore supera per la nostra banca il significato prettamente economico ed abbraccia una nozione più ampia di mutualità e sviluppo sociale. Per Banca Agricola Popolare i soci rappresentano un bene fondante. La banca è una cooperativa di servizi impegnata costantemente nella crescita di valore a favore della compagine sociale attraverso l'offerta di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi a condizioni di favore per tutti i soci e la reimmissione sul territorio della ricchezza prodotta. Essere banca popolare significa fornire responsabile sostegno finanziario a persone, famiglie, imprese ed enti pubblici presenti nel territorio di riferimento, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo economico e sociale. È superfluo ricordare che stiamo parlando di una delle aree geografiche meno industrializzate del nostro bellissimo paese. Negli ultimi 4 anni la banca ha sostenuto l'economia reale in modo sempre crescente. In questo contesto l'82% dei crediti erogati nel 2020 ha avuto come destinatari principalmente famiglie consumatrici, società non finanziarie e famiglie produttrici. In un contesto di progressiva desertificazione bancaria, la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha costituito e costituisce dunque il polmone finanziario di questo territorio. La compagine degli azionisti di Banca Agricola Popolare è il riflesso perfetto della natura di Banca Popolare, fortemente legata al territorio di elezione. La banca è gestita con accortezza e prudenza, questo grazie a un governo della macchina aziendale che identifica, misura e gestisce i rischi finanziari e operativi che l'attività bancaria è chiamata, per natura di cose, a fronteggiare. Ne è la riprova la capacità di resilienza che caratterizza la nostra banca. Gli azionisti possono contare su robustissime condizioni patrimoniali e su indici di copertura dei crediti ampiamente cautelativi. Il bilancio di esercizio 2020 rende palese lo stato di salute della nostra azienda. Pur in un contesto macroeconomico drammatico che ha fatto registrare pesantissime perdite in termini di prodotto interno lordo, in Sicilia -8,40, la banca nel 2020 ha accordato finanziamenti a famiglie, piccole imprese e medie imprese per un ammontare pari a oltre 710 milioni di euro. Ha proseguito nella riduzione dello stock dei crediti deteriorati per oltre 70 milioni di euro, liberando nuove risorse per il sostegno finanziario al territorio. Ha ulteriormente rafforzato la propria patrimonializzazione con un CET1 fully loaded passato dal 21,86 al 24,02 e ha deciso di avviare un progetto di ampliamento della propria presenza sull'intero territorio regionale, aprendo uno sportello, pur in piena pandemia, nel capoluogo isolano. Il CET1 di Banca Agricola Popolare è più che doppio rispetto al total capital ratio specificamente prescritto per essa. Si aggiunga che il CET1 dell'intero sistema, in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia a livello intero sistema bancario italiano, nel dicembre 2020 era pari al 15,5% delle attività ponderate per il rischio, sensibilmente inferiore alla patrimonializzazione espressa da Banca Agricola Popolare. E non va dimenticato che lo shock esogeno generato dalla pandemia è stato solo l'ultima manifestazione di un susseguirsi di crisi finanziarie ed economiche. In un simile contesto, il sistema bancario italiano ha subito notevoli ripercussioni. Alcune banche italiane non hanno retto l'urto. Ma accostare Banca Agricola Popolare a queste terribili esperienze, come purtroppo a volte si fa, non è esercizio corretto. La banca è stata guidata con determinazione e fermezza per preservare l'integrità aziendale, l'occupazione interna e salvaguardare il patrimonio contabile e reputazionale. Questo a tutela degli interessi degli azionisti e di tutta la comunità servita. La banca è stata capace di attraversare indenne la più grande crisi finanziaria di tutti i tempi e lo shock pandemico,
e può guardare al proprio futuro in termini positivi e di sviluppo. Si è consentito citare a tale proposito le nuove iniziative di recente avviate in ambito FinTech e ESG, tutte rivolte in favore del territorio di elezione. Da ultimo è doveroso un'ulteriore precisazione con riguardo alla governance aziendale che ha visto in data 28 aprile 2018 avvicendarsi nella funzione di presidente il sottoscritto al Cavaliere del Lavoro dottor Giovanni Cartia. Inoltre, in data 1 dicembre 2018, il dottor Saverio Continella ha assunto la carica di direttore generale, sostituendo il signor Giambattista Cartia. È dal dottor Continella che ora lascio la parola. Desidero però prima ribadire che la banca è oggi impegnata più che mai nell'affrontare le enormi sfide che le trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali pongono all'intero sistema ed è certa di poterle superare con successo. Grazie. Grazie a lei, prego il direttore. Illustrissima Presidente, onorevoli componenti della Commissione, unisco la mia gratitudine e quella degli 800 dipendenti che ho l'onore di coordinare a quella già espressa dal dottor Schininà per l'occasione che oggi ci viene offerta. È il nostro vivo desiderio contribuire a rendere meglio intellegibili questioni la cui complessità discende dal tecnicismo che domina la materia bancaria. Procederò quindi a un'illustrazione separata delle questioni che mi sono state poste, seguendo l'ordine indicato nella lettera di convocazione, vista anche la copiosità, molti dei dati sono riportati in nota, magari ometto di leggerli, ma chiaramente rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. E parto dalla prima domanda che riguarda gli aumenti di capitale e il prezzo di emissione. Mi sia consentito innanzitutto rammentare che, sensi articolo 29,1 del TUB, le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Per effetto di ciò, alle banche popolari trova applicazione, nei limiti previsti dall'articolo 150 bis, comma 2 del testo unico, la disciplina codicistica in materia di società cooperative. Questa disciplina, tra l'altro, è caratterizzata dal principio della variabilità del capitale sociale e quindi dalle cosiddette porte aperte in ingresso, e per esse possono distinguersi aumenti di capitali ordinari, cioè detti aperture di libro, e aumenti di capitale straordinari. Per andare alla domanda, nessun aumento di capitale né straordinario né ordinario è stato effettuato dalla banca nel periodo di riferimento oggetto di interesse. L'ultimo aumento di capitale straordinario effettuato dalla banca è del 2005, mentre invece l'ultima apertura di libro risale al 2011. Ciò costituisce una vera anomalia positiva, direi, all'interno del generale sistema bancario, che invece ha avuto bisogno di ripetute iniezioni di capitale fresco nel corso degli ultimi anni. La forza patrimoniale espressa oggi dalla banca è in misura significativa, tra l'altro, frutto della capacità di autofinanziamento che l'azienda ha espresso negli anni, che ha inciso sulla patrimonializzazione attuale per oltre il 50%, senza tenere conto del fatto che BAP ha distribuito ai soci negli ultimi 40 anni utili per quasi 300 milioni di euro. In ragione di quanto esposto, quindi, non viene trattata la questione relativa alla determinazione del valore di emissione. La seconda domanda riguardava le modifiche statutarie e della regolamentazione interna. Nel periodo oggetto di interesse, lo statuto sociale della banca è stato modificato due volte. La prima con la delibera dell'Assemblea straordinaria del 26 giugno 2016, la seconda con la delibera dell'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2020. Nella prima occasione, l'unica modifica incidente sui temi che qui hanno rilievo era espressamente richiesta dall'ordinamento. L'introduzione all'articolo 6 dello Statuto della facoltà del Consiglio di amministrazione della banca, sentito il collegio sindacale, di limitare o rinviare il rimborso delle azioni del socio uscente, replica alla lettera il disposto della parte terza, capitolo 4, sezione terza, paragrafo 1 della circolare 285 del 2013, attuativo dell'articolo 28, comma 2 ter del testo unico bancario. È essenziale precisare che non si ha riferimento alla situazione degli azionisti interessati a dismettere l'investimento in azioni della banca, ma esclusivamente alla situazione dei soci che abbiano legittimamente esercitato il recesso, nei limiti tassativi che sono previsti dalla legge, ovvero siano stati esclusi dalla società,
oppure ancora alla situazione degli eredi dei soci deceduti che chiedano il rimborso delle azioni delle banche cadute in successione. Dicevo che c'è stato un secondo intervento statutario nel 2020 e con riferimento a questo, sempre avendo riguardo ai temi che hanno qui rilievo, sono state tutte tese a rimuovere alcune limitazioni idonee a incidere sulla liquidabilità dell'investimento azionario. Si fa specifico riferimento alla disciplina del rimborso delle azioni, articolo 16, alle previsioni in tema di acquisto di azioni proprie, articolo 17, al frazionamento delle azioni, articolo 54. Vado a dettagliarle velocemente. Quanto al nuovo articolo 16, è stato sostituito l'obbligo di provvedere all'annullamento delle azioni in tutti i casi di rimborso statutariamente previsti, con la facoltà, che è riconosciuta al Consiglio di amministrazione della banca, di dar corso alternativamente o all'annullamento delle azioni oppure al riacquisto. Più rilevante invece è la modifica apportata all'articolo 17 in tema di acquisto di azioni proprie. Mentre in passato, sotto un profilo squisitamente civilistico, le operazioni di riacquisto potevano essere effettuate esclusivamente nei limiti di una riserva di bilancio appositamente dedicata, il nuovo statuto sociale mira a rendere maggiormente flessibile l'acquisto di azioni proprie, ora possibile nei più ampi limiti inderogabili dell'articolo 2529 del Codice Civile. Certo però non va dimenticato che per una qualsiasi società che svolge attività bancaria, il riacquisto delle proprie azioni non è solo assoggettato alle previsioni civilistiche, ma è anche a quelle prudenziali e richiede necessariamente la preventiva autorizzazione delle competenti autorità di vigilanza, ai sensi degli articoli 77 e 78 del CRR e delle relative disposizioni attuative dettate dal regolamento delegato 241 del 2014. Da ultimo c'è il frazionamento delle azioni disposto all'Assemblea straordinaria sempre del citato 29 giugno 2020, realizzato attraverso l'assegnazione di 5 azioni di nuova emissione aventi le stesse caratteristiche delle precedenti azioni ordinarie, per ogni azione all'epoca esistente. Non sfugge l'intento che abbiamo cercato di perseguire, agevolare la liquidabilità degli investimenti in azioni attraverso una sensibile riduzione del valore unitario dello strumento finanziario reso così più consono alla negoziazione su una sede multilaterale. Con riferimento invece alle modifiche apportate nella regolamentazione interna, seconda parte della domanda, rilevano tra quelle indicate nella lettera di convocazione le tematiche concernenti l'acquisto di azioni proprie e la prestazione dei servizi di negoziazione su di esse. Per ragioni di ordine sistematico si tratta qui il tema della prestazione dei servizi di investimento su azioni di propria emissione, con specifico riferimento alla distribuzione di tali strumenti da parte della banca e quindi all'acquisto da parte dei clienti. Poiché Banca Agricola Popolare di Ragusa ha effettuato l'ultimo aumento di capitale, come dicevo già prima, nel 2011, si dedica attenzione esclusivamente alle operazioni di vendita da parte della banca di azioni di propria emissione sul cosiddetto mercato secondario, perché sono ovviamente azioni già circolanti. E si può fare riferimento ovviamente solo a quelle intermediate direttamente dalla banca. Ciò che conta evidenziare è che per l'intero periodo oggetto di interesse la banca ha adottato il modello di servizio più rigoroso tra quelli resi disponibile dall'assetto normativo vigente. Il modello che assicura la migliore tutela possibile all'investitore acquirente. Esso prevede l'abbinamento obbligatorio del servizio di consulenza e servizi esecutivi con il conseguente svolgimento di una valutazione di adeguatezza bloccante. In virtù di questo modello, la banca sottopone ciascuna operazione di acquisto di azioni da essa intermediata a una valutazione di coerenza rispetto al profilo del singolo cliente con riguardo a tutte le dimensioni rilevanti in applicazione dello stringente regime previsto all'articolo 40 del regolamento intermediario. L'attuale impianto normativo interno, peraltro oggetto di continui interventi di ottimizzazione e affinamento, rappresenta un valido presidio a garanzia dell'adeguatezza degli investimenti da parte della clientela della banca rispetto al relativo profilo soggettivo. Terzo punto riguarda il riacquisto di azioni proprie. Il tema relativo all'argomento in oggetto richiede di essere affrontato sotto varie prospettive. Nelle società azionarie di diritto comune, le azioni danno ai relativi titolari di diritto al rimborso dell'investimento solo all'atto della liquidazione della società e nel caso in cui sorga il diritto di recesso in capo al socio nelle fattispecie normativamente prevista.
Al di fuori di queste due ipotesi non esiste un diritto del socio a ottenere il rimborso del proprio investimento azionario. La questione non è ovviamente dissimile nel caso delle società cooperative, in cui invece si aggiungono due ipotesi che sono il caso dell'esclusione e della morte del socio. Ma la banca, in aggiunta, non è una società, come dicevo prima, cooperativa di diritto comune. Essa svolge attività bancaria e quindi è soggetta alla disciplina prudenziale. E assumono a questo fine rilevanza gli articoli 26, 28 e 29 del CRR. Essi individuano le condizioni che devono essere soddisfatte da una banca costituita in forma di società azionaria, articolo 28, e quelle aggiuntive che devono essere soddisfatte dalle banche costituite in forma di società cooperativa, articolo 29. Ed è bene rammentare che, ai sensi del successivo articolo 30, sempre della CRR, allorché le previste condizioni non siano integralmente soddisfatte, lo strumento cessa immediatamente di essere considerato strumento ascrivibile ai fondi propri. In sostanza, per l'ordinamento, l'irredimibilità caratterizza intrinsecamente le azioni. E questo vale ancora di più in ragione della richiamata disciplina prudenziale per le banche, indipendentemente dalla forma societaria assunta. Ma non è ancora tutto. A far data dal 28 dicembre 2017, le azioni emesse dalla banca sono negoziate sul segmento order driven azionario del sistema multilaterale gestito da HIMTF. Questa è una circostanza molto rilevante perché, a seguito di questo evento, a riacquisto di azioni proprie trovano applicazioni anche le prescrizioni dettate in materia di abusi di mercato dal cosiddetto MAR, Market Abuse Regulator. La banca non può liberamente intervenire sul mercato riacquistando azioni di proprie emissioni. Per farlo deve evitare qualsiasi condotta manipolativa, fattispecie severamente sanzionata dall'ordinamento. Fatta questa premessa, occorre ora fornire le informazioni richieste anzitutto quanto alla regolamentazione interna adottata dalla banca, anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Prima dell'avvio delle negoziazioni sul sistema multilaterale, che come dicevo risale al 1 gennaio 2018, le azioni emesse da BAPR erano trattate su un sistema interno di negoziazione, il cui funzionamento era disciplinato da apposite regole interne. Agli inizi del 2016 vigevano quelle approvate dal Consiglio di amministrazione della banca del 19 dicembre 2014, entrate in vigore il 1 gennaio 2015. Queste regole, tenuto conto dell'entrata in vigore del CRR già richiamato, che limitava l'operatività in contropartita diretta della banca, prevedevano condizioni volte ad assicurare un fisiologico e ordinato processo di negoziazione dei titoli. Le regole interne 2015 venivano poi aggiornate dapprima con un'ulteriore delibera del Consiglio di amministrazione del 28 luglio 2016 e poi con una delibera del Consiglio di amministrazione del 31 marzo 2017. Infatti, considerata l'introduzione a livello normativo dei menzionati vincoli al numero di azioni riacquistabili dalla banca, la stessa ha inteso darsi nel tempo delle regole equitative in ragione della crescente pressione sulle vendite, idonee a superare il mero criterio cronologico di ricezione di ciascun ordine di vendita, al fine di stabilire la priorità dell'esecuzione. Infatti, utilizzando il criterio strettamente cronologico, la banca avrebbe fatalmente finito per premiare gli ordini di vendita quantitativamente più cospicui, provenienti tendenzialmente dai grandi azionisti, a danno dei piccoli soci magari interessati a dismettere partecipazioni quantitativamente più limitate. Si trattava dunque di applicare un criterio di uguaglianza sostanziale e non meramente formale tra i clienti azionisti interessati alla vendita delle azioni. Con l'ammissione poi delle azioni al sistema di negoziazione HIMTF già più volte gestito, citato, la regolamentazione interna non trova più applicazione. La disciplina dell'esecuzione degli ordini di vendita impartiti dalla clientela è necessariamente quella prevista dalla sede di esecuzione esterna. Anche nella nuova sede multilaterale la banca ha riacquistato azioni proprie nei limiti stringenti previsti dalla disciplina applicabile. E provo a raccontare velocemente alcune delle iniziative più significative che abbiamo posto in essere negli ultimi due anni. Per agevolare la liquidabilità degli investimenti in azione, la banca ha attivato in data 24 giugno 2019 un apposito meccanismo di sostegno alla liquidità del titolo con il coinvolgimento di un intermediario terzo appositamente incaricato. È stata un'iniziativa particolarmente innovativa,
posto che la Banca Agricola Popolare di Ragusa è stata la prima banca popolare in Italia ad adottare questo meccanismo, oggi assai diffuso sul mercato. L'intervento ha consentito di assorbire a più riprese quantità notevoli di azioni che altrimenti sarebbero rimaste invendute sul mercato. Esso ha richiesto la formale autorizzazione al riacquisto da parte della Banca d'Italia, anche a seguito di un percorso di confronto con la Consob, in ragione della necessità di assicurarne la conformità con le prescrizioni dettate in materia di abusi di mercato dal già citato MAR. Viene così offerto al mercato un sostegno indipendente e continuativo. Sempre con l'obiettivo di favorire la liquidabilità del titolo, la banca ha dato corso in via straordinaria a un intervento sul mercato in data 25 ottobre 2019, consentito eccezionalmente in virtù dell'entrata in vigore di alcune importanti modifiche al regolamento di gestione della sede multilaterale HMTF. Anche in questo caso è opportuno precisare che l'iniziativa ha particolarmente distinto Banca Agricola Popolare di Ragusa sul mercato. Un'ulteriore testimonianza dell'attenzione che riserviamo agli azionisti è data dall'operatività del Fondo di Solidarietà, che la banca ha voluto istituire nel marzo del 2018. Si tratta di un'iniziativa volta ad alleviare alcune situazioni di particolare disagio economico e sanitario della base sociale e connessa alla illiquidità dell'investimento in azioni. In sostanza, gli azionisti che abbiano determinati requisiti reddituali e specifiche patologie, definiti in un regolamento, viene concessa la possibilità di ottenere il rimborso di un numero predeterminato di azioni. Si tratta ancora di un'iniziativa particolarmente innovativa, per quanto compressa negli stringenti limiti imposti dall'obbligo di concentrazione degli scambi previsti dall'articolo 23 del MIFIR, poi anche questa replicata da altre banche. Proprio al fine di assicurare un corretto funzionamento del Fondo di Solidarietà, sono stati inoltre previsti presidi specifici a tutela della trasparenza e dell'equità delle decisioni assunte, quali la nomina nel 2019 a presidente dell'organo che sovrintende alle decisioni in merito alle istanze presentate di una figura super partes, nel caso specifico un magistrato in pensione, e la scelta rimessa ai soci nel 2020 del medico legale competente. Per altro verso, stiamo monitorando sin dal mese di novembre 2020 le istanze di accesso all'iniziativa pervenute al fine di apportare eventuali affinamenti alla relativa regolamentazione che ho citato, allo scopo di ampliare ulteriormente la potenziale platea dei beneficiari sfruttando al meglio le disponibilità sinora autorizzate dalla competente autorità di vigilanza. Concludendo sul tema, dal 1 giugno 2016 al 25 giugno 2021 la banca ha riacquistato o rimborsato azioni, impiegando a tal fine risorse per complessivi euro 65.986.961,35. In ogni caso la banca è decisa a mettere in campo proattivamente qualsiasi soluzione che anche in ragione dell'evoluzione della normativa dovesse risultare legittima e sostenibile. Passo al quarto punto, Presidente, negoziazione delle azioni. Come detto, dal 28 dicembre 2017 le azioni emesse dalla banca sono negoziate sull'HMTF. Il passaggio a una sede ufficiale di negoziazione trova la sua giustificazione in almeno due ragioni molto importanti. La prima, la volontà della banca di conformarsi alla cosiddetta comunicazione MTF adottata dalla Consob nell'ottobre del 2016. La seconda, l'allora imminente entrata in vigore della MiFID II. La comunicazione MTF, quella della Consob, raccomandava agli intermediari emittenti di avvalersi, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari, di una sede di negoziazione multilaterale. Quanto invece alla MiFID II, essa prevedeva e prevede un'apposita disciplina per quelle forme di incrocio e di facilitazione delle negoziazioni che, ai sensi della previgente normativa, non erano invece specificatamente regolate. Quella della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale è stata una scelta dettata dall'ordinamento, cui la banca si è conformata in modo assai tempestivo, anche allo scopo di assicurare massima trasparenza agli scambi e in linea con le scelte nel tempo effettuate da tutto il sistema. La comunicazione MTF, contrariamente a quelle che erano le aspettative delle stesse autorità di vigilanza, non ha ad oggi generato gli auspicati benefici sul grado di liquidabilità dell'investimento in azioni, e rende il problema della liquidità dei titoli trattati sulla sede
di negoziazione gestita da KMTF un tema di sistema. Al contempo, però, non si può sostenere che l'ammontare complessivamente scambiato sul mercato sia in termini assoluti irrilevante con riferimento a Banca Agricola Popolare di Ragusa. Anzi, le azioni della banca costituiscono sin dal 2018, cioè dall'avvio, e a tutt'oggi, le azioni emesse da banche popolari più scambiate sul sistema multilaterale di negoziazione in termini di controvalore. Ciò indiscutibilmente anche in ragione della prevista assegnata al liquidity provider, come dicevo prima, 6 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce di gran lunga l'importo più elevato per tutti gli emittenti con azioni che sono trattate su tale sistema. Punto quinto, reclami. La descritta situazione di liquidità del titolo emesso dalla banca, caratterizzante la generalità delle azioni trattate sul sistema HMTF, in uno con il deprezzamento subito dal titolo, anch'esso caratteristica coerente con l'andamento dei titoli azionari bancari trattati sulla medesima sede di negoziazione, ma forse anche potremmo dire sul mercato primario, sull'MTA, sulla borsa italiana, ha generato inevitabilmente l'insorgere di tensioni con una parte della base sociale. Una chiara rappresentazione dell'effettivo stato di tali tensioni può essere colta guardando appunto ai reclami. E i dati complessivi testimoniano un fenomeno di dimensioni marginali, soprattutto se oggettivamente comparato all'ampiezza dell'azionariato e al non breve arco temporale di lamentata illiquidità del titolo, primo e principale motivo di doglianza. Con riguardo al loro contenuto, formano in prevalenza oggetto di rilievo, oltre alla menzionata illiquidità, la conseguente idoneità dell'informativa precontrattuale sulle caratteristiche delle azioni, nonché il profilo di rischio di tali strumenti asseritamente non coerente con quello dei clienti reclamanti. Merita peraltro precisare che molte doglianze riguardano operazioni di acquisto assai risalenti nel tempo, così come anche la circostanza che i reclami presentati hanno contenuti spesso standardizzati, sono a volte reiterati nel tempo e in parte sono riconducibili ad alcuni nuclei familiari, generando così un effetto moltiplicativo. Penso, Presidente, di aver concluso la prima parte delle domande e quindi passo alla parte seconda. Bene, sì, prego. Il secondo punto li tratto insieme, e ci riferiamo ad azionisti e clienti, ho cercato di razionalizzare. Al 24 giugno 2021 la banca aveva 28.871.850 azioni circolanti, di cui 3.318.037 depositate presso altri intermediari. Le azioni in custodia e amministrazione presso la banca, presso di noi, sono distribuite su 17.645 azionisti, di cui 15.374 sono soci. Non sto qui certamente a spiegare la distinzione tra soci ed azionisti. Il numero medio di azioni detenuto da ciascun azionista è pari a 1.386 per un controvalore corrente, pari a euro 21.345. Piccoli azionisti dunque, posto che il 61% degli azionisti ha azioni comprese nella fascia di controvalore fino a 10.000 euro, con un controvalore medio pari a euro 4.261. La compagine è costituita quasi esclusivamente da persone fisiche, clienti al dettaglio, ed è principalmente concentrata nella fascia di età superiore ai 50 anni, in linea con la stratificazione della ricchezza sia a livello nazionale che a livello locale. Come ho più volte detto, la banca è una cooperativa. L'ordinamento pretende che essa rivolga primariamente i propri servizi alla base sociale. In tal senso è chiaramente anche l'articolo 3 del nostro statuto. In questo consiste la finalità mutualistica che giustifica l'esistenza delle banche popolari. Esse devono consentire l'accesso agevolato e privilegiato ai servizi bancari ai propri soci, riservando loro condizioni di favore. Non stupisce allora che 14.323 soci siano anche clienti della banca per svariati servizi. Quando invece rapporti creditizi, altra parte della domanda, il numero dei soci interessati si riduce a 3.481. Voglio qui fugare il dubbio che vicende passate relative ad altre banche popolari potrebbero fare sorgere. I dati riportati non nascondono alcun fenomeno di capitale finanziato. Lo dimostrano svariati elementi.
anzitutto è fondamentale l'assenza di operazioni di aumento di capitale dal 2011. Poi ancora la circostanza che l'accesso privilegiato ai servizi creditizi della banca è riservato incondizionatamente a tutti i soci che abbiano un possesso azionario di sole 250 azioni. Infine, le ripetute verifiche che le funzioni aziendali di controllo hanno svolto sul tema. Il terzo punto della parte seconda riguarda il contenzioso. In tema di azioni della banca sono 22 i ricorsi all'arbitro delle controversie finanziarie promossi nel corso del 2020, due dei quali successivamente rinunciati dai ricorrenti. Dal 1 gennaio al 24 giugno 2021 invece i ricorsi presentati sono stati 20, due dei quali rinunciati. Non corrisponde al vero la circostanza lamentata da alcuni azionisti che le decisioni assunte dall'arbitro delle controversie finanziarie non vengano adempiute dalla banca. Tutt'altro. La banca adempie costantemente alle decisioni dell'ACF. Quando ciò non è avvenuto, e parliamo di solo tre casi, è stato solo perché le decisioni, oltre che ad apparire come altro infondata nel merito, computavano il danno oggetto di risarcimento con criteri, anch'essi non corretti a nostro avviso, idonei ad arrecare un ancora più ingiustificato nocumento. Sempre in tema di azioni, nel corso del 2020 sono state infine notificate alla banca 9 citazioni innanzi al giudice ordinario. Per 3 di tali posizioni la banca ha definito il giudizio mediante la stipula di un atto di transazione con i clienti, i restanti 6 procedimenti si trovano o in fase iniziale o in fase istruttoria. Dal 1 gennaio al 24 giugno 2021 sono state notificate alla banca 6 citazioni in giudizio, ovviamente tutte ancora nella fase iniziale. Da ultimo occorre segnalare che sono in corso attività di indagine avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Ovviamente la banca, con i suoi organi aziendali, continuerà a prestare la dovuta massima collaborazione alle indagini. E vado a concludere parlando degli ultimi due punti della parte seconda, che riguardano un po' il mondo degli NPL e le prospettive, le moratorie, un po' tutto. L'argomento è evidentemente molto complesso e molto tecnico, ho cercato di renderlo il più, come dire, chiaro possibile. Anche su questo fronte riteniamo di poter dare un messaggio estremamente rassicurante. Dopo il peggioramento della qualità del portafoglio creditizio sperimentato nel periodo che va dal 2008 al 2015, in conseguenza del lungo e profondo periodo recessivo, la banca ha impresso una decisa inversione di tendenza all'andamento dei non performing loans, riducendo gli stock lordi dal valore di 985 milioni di euro registrato a fine 2015 a un importo pari a 277 milioni a fine 2020, meno 72%. I crediti deteriorati in rapporto agli impieghi sono diminuiti dal 28,5% al 9% in termini lordi. Nel corso degli anni la banca ha altresì rafforzato con rettifiche e accantonamenti i livelli di copertura dei crediti deteriorati. Il cosiddetto coverage ratio degli NPL era pari al 31 dicembre 2020 al 45%, in crescita di 9 punti percentuali rispetto al 2015, sostanzialmente in linea con la media nazionale delle banche meno significative. Nell'arco temporale che va dal 2015 al 2020, lo stock di crediti deteriorati netti, quindi questa volta, si è ridotto da 633 milioni di euro a 151 milioni di euro, meno 76%. E l'NPL ratio è sceso dal 20,5% al 5,2%. Il deciso miglioramento della qualità del credito, che credo questi numeri testimonino in maniera inequivoca, è il risultato di un insieme di fattori sistemici e specifici. Sotto il profilo sistemico, nel periodo che va dal 2015 al 2020, in linea con quanto rilevato da tutto il sistema, la percentuale di crediti performing divenuta deteriorata a fine anno si è ridotta dal 5% all'1%. E questo è un fatto di sistema. Da un punto di vista bank specific, quindi che riguarda in particolare la nostra banca, abbiamo elaborato e puntualmente attuato specifiche strategie di riduzione dei crediti deteriorati, individuando obiettivi realistici ma ambiziosi di miglioramento della qualità del portafoglio creditizio.
Per quanto attiene alle leve gestionali, la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha segmentato, nel rispetto delle linee guida regolamentari, il proprio portafoglio crediti deteriorati sulla base delle caratteristiche delle posizioni, opportunamente selezionando per ciascun cluster il mix di azioni ritenuto più congruo in termini di efficienza tra gestione interna, affidamento della collection in outsourcing a qualificati e specializzati servicer esterni, cessioni e cartolarizzazioni. Il portafoglio sofferenze di dimensioni medio-piccole, a prevalenza unsecured e con limitate prospettive di recupero, è stato oggetto di cessioni pro soluto a investitori esterni. Il portafoglio sofferenze di dimensioni medie, con cospicue componenti secured e medie prospettive di recupero, è stato oggetto di operazioni di cartolarizzazione, che hanno tutte beneficiato della garanzia statale GACS e che sono state condotte in prevalenza in forma multi-originator, quindi insieme in particolare a tutte le altre banche popolari. Si è infine fatto ricorso, sebbene in misura limitata, a strumenti innovativi quali le cessioni a fondi di investimento alternativi. Le predette azioni gestionali, tutte nel loro complesso, hanno consentito di ridurre lo stock di NPL nei termini che vi ho rappresentato, che, letti in un'altra maniera, significano un tasso medio annuo di decremento del 27%, di cui il 10% dovuti a attività interna, il 17% a operazioni di cessione. Peraltro, si rimarca, ai fini delle tematiche che qui rilevano, come le politiche adottate dalla banca abbiano consentito di contemperare i positivi risultati ottenuti con il sostanziale mantenimento dei coefficienti patrimoniali, che nell'arco di tempo considerato, 2015-2020, è passato dal 24,31 al 24,01, quindi sostanzialmente stabile. Per quanto riguarda invece le prospettive, che era l'ultima domanda, alla luce del periodo di congiuntura sfavorevole innescato dalla crisi pandemica Covid-19, la banca ha prontamente attivato tutte le iniziative di sostegno alla liquidità di imprese e famiglie messe in atto dal Governo, estendendo le misure già precedentemente offerte alle imprese in momentanea difficoltà nell'ambito delle iniziative ABIMEF su base volontaria. Non solo, sono state attivate svariate iniziative, anche con modalità online, attraverso un apposito desk telefonico, al fine di fornire alla clientela tutto il necessario supporto per facilitare l'accesso alle suddette misure di sostegno. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace applicazione delle predette misure nel rispetto degli orientamenti EBA in tema di moratorie, la banca ha rafforzato i presidi organizzativi, adibendo alle attività in parola team dedicati, coinvolgendo ampiamente le risorse della rete territoriale. Le moratorie concesse dall'inizio della pandemia ad oggi ammontano a euro 733 milioni, mentre i finanziamenti accordati nello stesso periodo, comprensivi dei finanziamenti Covid, risultano pari a 1 miliardo e 5 milioni di euro. Si rammenta poi, e questo mi piace sottolinearlo, l'iniziativa approntata dalla banca per i propri soci a inizio della pandemia e prima dell'attivazione delle prime misure statali, di sospensione fino a giugno 2020 del rimborso delle rate di prestiti e mutui senza alcun aggravio né in termini di costi né in termini di interessi, in coerenza con il ruolo che cerchiamo di esercitare di banca popolare. La banca ha elaborato anche in risposta alle raccomandazioni della Banca d'Italia alcune simulazioni di stress test, ipotizzando che a partire dal secondo semestre del corrente anno, quindi da oggi in poi, una consistente parte dei beneficiari titolari delle misure di sostegno alla liquidità si possano trovare in difficoltà nel mantenere il regolare servizio del debito. Anche in queste condizioni di stress particolarmente conservative, si stima che il modello operativo di gestione dei crediti deteriorati di BAP consentirebbe di contenere entro limiti accettabili le connesse tendenze al peggioramento della qualità del portafoglio impieghi, salvaguardando sia l'equilibrio economico che l'adeguatezza patrimoniale. Concludo. Ciò che mi preme evidenziare è che scelte aziendali importanti credo siano state compiute per garantire, ancor più in un clima di generale e perdurante incertezza macroeconomica, una prospettiva di lungo termine alla banca nell'interesse di tutti i suoi stakeholders e nel fermo convincimento della rilevanza della funzione di supporto finanziario che svolgiamo a servizio dell'intero territorio siciliano. Nel ringraziare quindi per l'attenzione che avete voluto dedicarci, tengo a sottolineare il grande lavoro svolto dalla banca, in particolare negli ultimi 3 anni. Esso riteniamo si sia contraddistinto per serietà, per correttezza,
per rigore. Auspichiamo davvero che questo possa essere, siamo riusciti a farlo trasparire dalle mie parole. Non lesineremo comunque, se possibile, tutto il nostro impegno per la ricerca delle soluzioni utili ad attenuare il disagio dei nostri azionisti. Grazie. Grazie a lei. Ci sono interventi? Prego, collega De Bertoldi. Grazie Presidente, io ringrazio naturalmente i rappresentanti della Banca Popolare Agricola Popolare di Ragusa che sono venuti qui ad illustrarci le posizioni. Ci tengo a rappresentare che per Fratelli d'Italia è sempre un piacere confrontarsi con una banca di territorio. Noi siamo stati coloro che più hanno osteggiato la riforma della scorsa legislatura che aveva appunto portato le casse rurali. Io provengo dal Trentino, dal mondo del credito cooperativo, quindi le casse rurali, le banche popolari, a trasformarsi sempre di più in gruppi nazionali. Quindi il fatto che ancora ci siano delle banche presenti sul territorio per noi è un motivo comunque di soddisfazione, come il fatto che voi rappresentiate una azienda anche importante con, mi pare di aver visto, oltre 800 dipendenti impegnati. Quindi questo non può che farci piacere, come ci fa piacere anche aver appreso insomma che adesso anche a livello di management, il dottor Continella lo ha testimoniato, vi è stata anche un'innovazione, vi è stato, insomma, sono stati dei cambiamenti che possono contribuire a questa necessità di rinnovamento delle banche, anche delle piccole banche di territorio con manager di provata esperienza e capacità. Detto questo, io volevo avere dei chiarimenti sulla base di quello che avete cercato appunto di spiegarci e in particolare volevo chiedervi, diciamo per quanto possibile, qual è stata l'evoluzione della disciplina di acquisto delle azioni proprie. Ecco, questo tema dell'acquisto delle banche, delle azioni proprie, delle limitazioni che in parte appunto io volevo anche poi chiedervi quali sarebbero i riferimenti normativi collegati a questo, ma ho visto che in parte c'è una risposta nella relazione che avete fatto. Però ecco, vorrei appunto capire un po' meglio questo percorso normativo e anche eventualmente di autorizzazioni della Banca d'Italia relativamente a questo tema dell'acquisto di azioni proprie. Quindi, sempre nello specifico, vorrei capire un po' meglio, se è possibile, qual è il rapporto medio tra le azioni proprie possedute da un cliente e il suo portafoglio tipico. Non so se avete potuto fare delle verifiche e quindi avere un po' degli indicatori che ci permettono di capire il vostro cliente medio che rapporto ha tra azioni proprie e portafoglio complessivo. Ecco, sarebbe interessante per capire un po' meglio e inquadrare un po' meglio il problema. E mi farebbe quindi sarebbe quindi interessante capire anche per quanto riguarda il cosiddetto mercato parallelo AMTF, capire se mi pare che voi abbiate investito solamente alcuni milioni in questo mercato, o avete destinato, ecco, volevo capire un po' meglio il rapporto che avete con questo mercato parallelo, questo mercato sul quale le azioni poi vengono trattate e che mi pare vi impediscano di poterle riacquistare, se ho ben capito il senso del riferimento. Ecco, poi vediamo se mi ero notato qualcos'altro. Alcune cose mi pare siano state già chiarite. Ecco, diciamo che, ecco, un'ultima cosa che volevo capire era quali sono i requisiti per l'eventuale per poter accedere al fondo di solidarietà. Ecco, se vi sono dei requisiti particolari, ecco, anche su questo ci piacerebbe avere un qualche riscontro in più. Insomma, ecco, questi sono un po' i temi che mi vorrei piacere di poter chiarire. Grazie. Reperosino, prego. Anch'io confermo personalmente, anche come gruppo di Forza Italia, che noi siamo dalla parte delle banche piccole e medie e che operano soprattutto come la vostra in realtà, che sono molto belle per tanti punti di vista, ma difficili in quanto realtà contadine dove c'è un altro tipo di ricchezza più difficile da contabilizzare, ma diciamo geograficamente, storicamente, con qualche difficoltà. Ho letto che c'è stato il cambiamento del presidente, del direttore generale negli ultimi anni e probabilmente c'era qualche passaggio da fare e quindi è stato fatto. Abbiamo sentito dalla relazione degli NPL
che hanno avuto un picco qualche anno fa, che voi avete abbassato dal 24-25, che sono cifre pazzesche, ma che erano tipiche di una parte del sistema in quegli anni, che voi avete abbassato al 9%, che è uno sforzo già titanico, ma che bisogna portare, diciamo, a percentuali fisiologiche, diciamo il 5%, ma da ex bancario, un po' sabaudo, ma anche regno delle due Sicilie, lo ridurrei ancora. Però c'è il problema degli NPL eventuali futuri, e questo è sistema, sta prendendo atto anche della Commissione Finanze, ne stiamo parlando. Ho sentito del meccanismo, e questo è, si seguirà il mercato, ci sarà la massima attenzione, come mi pare di aver sentito dalle relazioni. Meccanismo di trasferimento delle azioni, in aggiunta a quello che ha detto il collega De Bertoldi, ho sentito che il controvalore massimo è basso per azionista, diciamo 21.000 euro, quindi con tutto il rispetto degli euro è basso. Ma volevo chiedere, visto che avete affidato all'esterno il sistema di trasferimento, come avviene la formazione della quotazione? Sarà senz'altro domanda e offerta, che non è molta, però così qualche chiarimento se c'è. Ho anche la sensazione, da quello che dite, che la prova contraria è vera, perché credo sia anche asseverato dal collegio contenuto della relazione, che deriva dagli altri atti della banca, dai bilanci e dai pareri dei revisori, e quindi credo che sia chiaramente una trasposizione. E io ho sempre detto, nella così mia esperienza amministrativa, che la legge 24190 ESMI è un'ottima legge sulla carta, perché dà a tutti la possibilità di partecipare, di conoscere l'inizio della trasparenza, che poi è aumentata forse anche di dismisura, ma che a volte bastano delle situazioni locali molto, che io non conosco, ho letto adesso della vostra banca, ma magari basta che ci siano state due liste alle precedenti elezioni, faccio per dire, ma credo che non dire delle cose fuori dal mondo, oppure qualche famiglia, qualcuno che voglia, come dire, intaccare la credibilità, e non è il caso, e a generare questi problemi. Pertanto io vi auguro, vi prego di continuare su questa strada che avete intrapreso della massima severità e trasparenza, affinché i bilanci siano sani, affinché non ci sia nulla che possa intaccare la fiducia, perché le banche sono ancora cose serie, anzi serissime, dalle quali deriva tutto il resto, probabilmente, in termini anche di democrazia. E, per mio avviso, a una sommaria lettura e all'attenzione della vostra relazione, mi pare di aver sentito delle notizie interessanti e buone, e vi auguro ogni fortuna. Presidente o direttore, non ho più interventi. Allora, provo a rispondere nei limiti. Io tra l'altro ringrazio la Commissione, è stata un'occasione, io sono qui da fine del 2018, quindi è stato anche un esercizio per me molto utile di ricostruzione della storia della banca. Allora, il senatore De Bertoldi mi chiedeva sulla evoluzione delle norme sul riacquisto delle azioni proprie. Faccio una considerazione generale, no? Alcune volte si ha difficoltà a credere che le norme per il riacquisto delle azioni proprie nel corso degli anni siano cambiate, e invece è esattamente proprio così. Ovviamente non mi spetta minimamente esprimere alcun giudizio, io mi limito solo a resocontarle. Allora, io distinguerei tre grandi fasi. Ante 2011 la normativa prudenziale non prevedeva limiti specifici al riacquisto di azioni proprie per le banche, e quindi i limiti erano solo quelli previsti o dal Codice Civile o dallo Statuto. Nel nostro caso specifico lo Statuto prevedeva un limite nel fondo riacquisto azioni proprie. Dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 è intervenuta la famosa circolare, famosa per me, 263 del 2006, che prevede per le banche la necessità di chiedere preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia per acquisti superiori al 5%. Quindi fino al 5% in autonomia
dal 5 in poi con autorizzazione della Banca d'Italia. E andiamo alla terza fase, dal 2014 in poi. Entra in vigore il CRR, le banche sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione all'autorità di vigilanza per qualsiasi operazione di riacquisto di azioni e la complessa disciplina è dettata dal regolamento delegato 241 del 2014, che ovviamente è sottoposto a interpretazione e controllo giurisdizionale da parte degli enti dell'Unione Europea. Pertanto, dal 2014, qualunque riacquisto di azioni proprie richiede la preventiva autorizzazione, nel nostro caso, da parte della Banca d'Italia. Esistono per il vero poi limitati casi in cui la Banca d'Italia può dare delle autorizzazioni preventive, mi riferisco in particolare all'articolo 29, al commi 3, 5 e quant'altro, ma è bene precisare che si deve trattare sempre di importi di ammontare limitato o quantomeno non rilevante. Ultima notazione sul tema: gli importi che vengono autorizzati tempo per tempo dalla Banca d'Italia vanno immediatamente defalcati dai fondi propri indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Una volta che ci sarà stato l'effettivo utilizzo c'è la materializzazione, ma intanto si defalcano immediatamente. A questo proposito lei mi chiedeva, ho ricostruito quante autorizzazioni per vario titolo la Banca d'Italia ha fornito nel periodo oggetto di analisi e sono in tutto 9. A partire dal gennaio 2016 la banca ha ottenuto autorizzazioni o a riacquisto o a rimborso, a secondo, per complessivi, come dicevo, 69.034.230, di cui 30.915 per i rimborsi statutari. Questa è la seconda risposta. Mi chiedeva poi della concentrazione. Allora, dal gennaio 2016 la banca ha deciso di adottare un sistema di adeguatezza bloccante con un approccio di tipo multivariato, sicché questo controllo scaturisce da un confronto tra più variabili che afferiscono per una parte alle caratteristiche del cliente e per altre a quelle del prodotto e del portafoglio. Il superamento delle soglie percentuali massime inibisce l'esecuzione dell'operazione. In particolare le stratificazioni sono in funzione della propensione al rischio del cliente, quindi se la propensione è bassa il livello di concentrazione è addirittura zero, quindi non può comprare azioni della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Nel caso massimo può comprare fino al 50% dell'intero portafoglio. La terza domanda è invece per quanto riguarda il liquidity provider, mi chiedeva il senatore con riferimento ai limiti sull'intervento del liquidity provider sul mercato HIMTF. Allora, direi una prima cosa, innanzitutto i 6 milioni di euro di cui la banca si è dotata fino adesso annualmente in quanto all'uopo autorizzata dalla Banca d'Italia è di gran lunga la provvista più elevata tra quelle attribuite alle emittenti azioni trattate sul sistema multilaterale HIMTF. Sotto il profilo normativo teniamo conto che parliamo di mercati regolamentati e quindi interviene la cosiddetta MAR. La MAR fa riferimento a, e più in generale l'attività di liquidity providing, fa riferimento alle prassi di mercato che la Consob tempo per tempo emana e nel caso specifico entra in riferimento la cosiddetta hard threshold. L'hard threshold consente di intervenire fino a massimo 20.000 euro quotidiani. Siccome le aste sull'HMTF sono settimanali, 20 per 5 fa 100, e quindi l'hard threshold per il tramite dell'intermediario terzo incaricato, che nel nostro caso è Equita SIM, è di 100.000 euro. Considerato che le settimane nell'anno sono 52, 100.000 per 52 fa 5.200.000, quindi aver chiesto a Banca d'Italia per questa finalità specifica 6 milioni è aver chiesto sostanzialmente più di quanto effettivamente noi possiamo
investire per questa modalità. Spero di essere stato chiaro, perché l'argomento ovviamente non è semplice. Poi mi si chiedeva del Fondo di Solidarietà. Il Fondo di Solidarietà è stata un'iniziativa innovativa posta in essere dalla banca a partire dal marzo del 2018, come dicevo, e c'è un apposito regolamento che tra l'altro è pubblicato sul sito internet della banca e quindi è assolutamente trasparente, ovviamente, che prevede un mix di condizioni di ISEE, quindi condizioni economiche, e delle casistiche di patologie che sono ritenute meritevoli di attenzione. Nell'ambito di questa doppia combinazione si interviene per riacquistare un certo numero di azioni. Tenete conto che proprio in virtù della MAR di cui parlavo prima, i riacquisti devono essere effettuati sul mercato. Quando non si fa, come in questo caso, devono essere occasionali, non ripetibili. E quindi la limitazione dell'importo riacquistabile, che è 15.000 euro, 7.500 euro, è dovuto proprio al rispetto delle regole del mercato. Come ho cercato di dire prima, da ottobre, novembre, adesso non ricordo, del 2020, stiamo monitorando tutti i casi in cui le richieste dei soci che ricadono in questa casistica vengono accolte e quando non vengono accolte, perché stiamo cercando di capire se ci sono delle casistiche ripetute che evidentemente potremmo valutare di inserire in un eventuale futuro ampliamento del detto regolamento. Spero di avere risposto al senatore De Bertoldi e provo a rispondere al senatore Perosino, che ringrazio per i suoi auspici innanzitutto. Perosino, no? Ah, quindi ha una origine siciliana, quindi a questo punto sì. Poi Petrosino, insomma, ha avuto qualche passaggio un po' discutibile nella storia, ma comunque. Sì, la questione delle sofferenze è chiaramente un problema importante. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. A me piace più rappresentare non il 9% lordo, quanto il 5% netto. Perché il 5 netto è quello che evidentemente potenzialmente ad oggi potrebbe incidere sulla redditività aziendale e quindi sul patrimonio. Il lavoro, passare dal 22 al 5, è stato veramente un lavoro incredibile, tutelando il patrimonio della banca. È talmente vero questo che io adesso spero di non scadere troppo nel tecnicismo, ma uno degli indici più significativi, più importanti, che dal mio punto di vista si usa in questi fini, è il cosiddetto Texas Ratio, che è il rapporto tra gli NPL netti e il patrimonio netto, cioè quanto teoricamente incide tutto rispetto al patrimonio. Ecco, noi siamo sotto il 25%, siamo al 24, qualcosa. E credo che questo... Ovviamente stiamo tutti monitorando con grandissima attenzione l'evoluzione del post-pandemia, speriamo di poterlo chiamare definitivamente così. E, proprio in questi giorni si è conclusa quest'altra importante fase della fine delle moratorie derivanti dal cosiddetto Cura Italia, no? Che scadevano a giugno e per il cui il governo ha previsto la facoltà di allungare al 31 dicembre ancora la moratoria, salvo gli interessi, anche se questo non è stato recepito poi in sede EBA, questo mi piace ricordarlo, e quindi evidentemente espone i prenditori a rischi di valutazione di forborne e quant'altro, quindi è chiaramente non ha la stessa valenza delle proroghe delle moratorie fatte nei mesi scorsi, nei mesi precedenti. E quindi chiaramente siamo attentissimi e stiamo cercando di supportare la clientela in tutte le maniere possibili, tenendo conto della funzione sociale che riteniamo di avere, della particolare necessità di supporto che un territorio come quello della regione in cui noi viviamo necessita, che ha bisogno di un supporto che sia certamente attento, ma che sia soprattutto consapevole e cosciente, perché altrimenti poi si rischia di fare danni. E quindi, mi sembra troppo presto per esprimere giudizi,
ci auguriamo di poter rappresentare presto un sano ottimismo, ecco, no, non dico più di questo. Però le dicevo anche che, come tutte le banche less significant, siamo stati sottoposti a gennaio a un rigoroso esercizio di stress testing da parte della Banca d'Italia, e il nostro esercizio, riteniamo, non abbiamo ancora avuto interlocuzione sul tema con Banca d'Italia formali, però insomma le nostre evidenze ci confortano moderatamente, con la giusta attenzione. La sua domanda poi era sul meccanismo di formazione del prezzo sull'HM ETF, ma lei mi ha già anticipato la risposta nella sua domanda, dicendo che evidentemente è l'incrocio tra domanda ed offerta, e ovviamente non può essere che non discrezionale sulla base delle regole del mercato, che è un mercato che ha delle regole abbastanza complicate, con le aste settimanali, con dei periodi di controllo che durano 2 mesi, ma insomma tutte le caratteristiche del mercato HIM ETF, a cui partecipano tra l'altro, se non ricordo male, 23 banche in Italia, di cui non solo popolari, ma anche casse di risparmio e banche sotto forma di SPA, ed è quindi un meccanismo indistinto e applicato in maniera omogenea su tutti. Spero di avere risposto. Grazie. Io non ho altri interventi. La dottoressa Giorgiani vuole relazionare su mia autorizzazione. Microfono. Giusto una piccola notazione. Ecco, lei diceva, parlava prima della circolare 263 del 2006, quella che prevede che Banca d'Italia, che sia Banca d'Italia a concedere o meno l'autorizzazione a rivendere. Ecco, volevo capire se era possibile visionare l'autorizzazione di Banca d'Italia a non riacquistare le azioni, perché mi sembra di capire che a un certo punto, per motivi prudenziali, la banca abbia deciso di non riacquistarle. Ecco, Banca d'Italia come si è espressa in questo? Le dico tendenzialmente che noi abbiamo sempre ottenuto. Allora, innanzitutto la 263 fa riferimento al periodo, come nella ricostruzione fatta, che fa riferimento al periodo 2011-2013, quindi stiamo parlando di situazioni. Oggi quello che valgono sono il 77 e 78 della CRR, con applicazione del regolamento di cui parlavo prima, e quindi i vari articoli 29 e quant'altro. Le autorizzazioni che noi abbiamo chiesto fino adesso nell'ambito della sana e prudente gestione della Banca d'Italia sono state autorizzate. E se vuole il dettaglio, io ovviamente ce l'ho, ma magari lo posso fornire con una nota separata. Mentre per documentazioni integrative potete fare riferimento alla commissione, agli uffici, e poi faremo la richiesta. Perfetto, grazie. Vabbè, senz'altro. Okay. Io non ho altri interventi, quindi dichiaro, saluto i nostri ospiti e sì, rimanete per le comunicazioni un attimo, 2 minuti. Prego, grazie, potete andare, grazie.